Auguri a tutte le donne, l'8 marzo, no? Come il 99,999% di voi, immagino che voi immaginiate che ho fatto questa scelta di Christine de Pizan, proprio perché è l'8 marzo, ho anche specificato la prima delle femministe. Dato che io stesso credo poco a queste classifiche, la prima di, eccetera, eccetera. In questo caso però ci credo perché, voglio giustificarlo questo sottotitolo, nel senso che è vero che di donne, grandi donne nella storia ce ne sono state tante. E potrei elencare, non so, Matilde di Canossa piuttosto che la Bingen, con cui il Degas di Bingen, di cui ho fatto anche una conferenza, e quante altre numerose di queste, no? Però Christine de Pizan ha due caratteristiche che non hanno tutte queste grandi donne della storia. Innanzitutto è consapevole. È consapevole di essere femminista, quindi in sostanza si autopromuove come tale, no? E in secondo luogo è tutto sommato non una regina, una badessa che ha interessi dalla musica alla mistica, alla politica e quant'altro, eccetera, eccetera. È tutto sommato una donna normale. Per cui credo che in Christine de Pizan sia possibile maggiormente identificarsi, soprattutto naturalmente, per una donna. Queste caratteristiche, diciamo, quindi in un certo senso non sono comuni, perché se lei non avesse scritto tanto su di sé e raccontato tanto su di sé, probabilmente sapremmo pochissimo, diversamente da quello che sappiamo su altre donne, Eleonora d'Aquitania, per parlare di una donna molto importante, o Caterina di tutte le Russie, non so, o quant'altro, no? Lei invece ha raccontato nelle sue opere tutta la sua vita, quindi è la prima donna anche che ha fatto una vera e propria autobiografia sparsa in tutte le sue opere. Ma Christine de Pizan in realtà non si chiamava così, si chiamava, era italiana e si chiamava Cristina da Pizzano. In realtà è giusto che si usi il suo nome francese per la semplice ragione che a 4 anni di età lei fu portata da suo padre a Parigi e visse il resto della sua vita in quella che oggi chiamiamo, ma anche allora si chiamava, la Francia. In realtà Christine, anzi Cristina in questo caso, nasce a Venezia nel 1365, come d'uso il cognome non è un cognome, ma una provenienza da Pizzano, perché suo padre Tommaso era nato appunto in questo paesino che era sull'Appennino tosco e emiliano, che si chiamava Pizzano, praticamente adesso non esiste più. Suo padre quindi è un intellettuale, è Mastro Tommaso da Pizzano, che è professore di medicina e di astrologia all'Università di Bologna, e che in seguito viene chiamato a insegnare anche a Venezia, dove nasce Christine. Nello stesso anno in cui nasce sua figlia Christine, Tommaso viene invitato alla corte del re di Francia come medico e astrologo personale del re. Christine è quindi figlia di un uomo notevole e non deve stupirci che Tommaso sia
allo stesso tempo un medico e un astrologo. Per la gente dell'epoca, comunque, un astrologo non è affatto un ciarlatano, è uno scienziato. Loro vedono l'universo intorno a sé, vedono il cielo stellato e se lo immaginano in modo molto diverso da noi. Sostanzialmente vedono il movimento così complesso dei corpi celesti e non riescono a immaginare che non significhi niente. Questo enorme meccanismo con un grande orologio che vedono muoversi intorno a loro deve avere un significato. Oltretutto, loro pensano che questo meccanismo l'abbia creato Dio e Dio avrebbe fatto tutto questo senza uno scopo. No, questo non può essere possibile. Quindi la gente di allora pensa che l'immenso movimento dei corpi celesti, di cui si può avere una conoscenza scientifica, perché si possono, questo movimento si può calcolare, predire, sia una sorta di libro che Dio ha scritto per parlare a noi. E chi sa interpretare questi movimenti, chi sa leggere in questo libro, può capire anche le cose come sono. Inoltre pensano che l'universo sia tutto collegato insieme, che i corpi celesti abbiano dei collegamenti con i nostri corpi terreni. Ecco perché un medico è normalmente in questo periodo anche un astrologo. Credono che ci siano dei collegamenti, quindi da questi corpi celesti, che influiscano sui nostri corpi terreni. Se si riesce a indovinare il senso di questi collegamenti, si può anche curare i malati e si può dire se al re, se è il momento giusto, sbagliato per fare una certa legge oppure per prendere certe decisioni sulle tasse. Perché calcolando questi movimenti si può in qualche modo predire il futuro. Per cui tutta l'astrologia medievale non è legata come la nostra astrologia al nostro tema natale, all'individuo, peraltro loro spesso non sapevano quando erano nati, ma ha un senso, diciamo, più collettivo, più generale. Quindi Cristina è figlia sostanzialmente di uno scienziato e di un intellettuale che è così famoso in Europa da essere stato chiamato alla corte di Francia. Tommaso si trasferisce quindi a Parigi, aspetta 4 anni che la sua posizione divenga solida, quando si sente sicuro fa venire la famiglia che va a vivere a Parigi e Parigi è un po' il centro del mondo, nel 300 anche. Come altre città importanti come Venezia e Bologna, no? Ma però Parigi è davvero una delle capitali della civiltà del tardo Medioevo. Nelle sue opere, Cristina di tanto in tanto ci parla di quello che ha voluto dire andare a vivere a Parigi, e ad esempio da bambina ha visto un equilibrista che cammina su una corda tesa tra due torri di Notre Dame, no? Con tutta la gente attorno che applaudiva. Come vedete, queste sono invece foto e quindi è un'impresa che è stata ripetuta, no? Oppure arriva un'ambasciata dal sultano d'Egitto e Cristina, il cui padre è medico del re, è lì nei posti migliori ad ammirare questo magnifico corteo di gente strana, esotica, insieme a tutto il pubblico a bocca aperta, no? Cristina vive un'infanzia molto felice in casa di un intellettuale e impara a leggere e a scrivere, cosa che non è tutt'altro che scontata, soprattutto per una donna del suo tempo. Fin da bambina, anzi, sa leggere e scrivere. La casa è piena di libri e lei li legge. È il padre che lo spinge su questa sua passione per i libri, mentre la madre non è molto d'accordo, ha un atteggiamento più convenzionale e dice: "Ma tu diventerai madre, cosa ti servono
tutti questi libri, dovrai sposarti, fare dei bambini, non servono a nulla. Cristina è una brava ragazzina e deve obbedire ai genitori, così, e quando ha 15 anni, come molte ragazze della sua epoca, viene mandata a sposarsi e i genitori scelgono per lei il marito, che è il Piccardo Etienne Castel. Etienne ha 9 anni più di lei, che è normale, e Christine comincia a fargli anche dei figli. È un uomo ben piazzato, questo Etienne, segretario del re, appartiene quindi allo stesso ambiente del padre di Cristina, la corte, e hanno tutti conoscenze altolocate, frequentano principi e ministri, anche se sono dei dipendenti. E Cristina è moglie, è madre, spesso incinta, ha anche poco tempo per leggere. Ce lo racconta lui, lei nelle sue opere successive. Qualche volta fa confronto con la vita precedente, sposata e mamma, e in quel momento non è più tanto facile continuare a leggere come faceva prima, ma lei lo accetta e fa il suo mestiere di moglie e di madre, come tante altre sue donne del tempo. Poi, dopo 10 anni di matrimonio, all'improvviso il marito muore. Un marito che lei dice che ha amato moltissimo, parla spesso del rimpianto per quest'uomo che le è morto, e decide di non risposarsi. Non è una cosa ovvia, le vedove si risposavano, soprattutto quando erano ancora giovani. Cristina ha 25 anni, ma Cristina decide di non risposarsi perché suo uomo era quello, gli piaceva, non ne vuole un altro, e poi deve soprattutto farsi carico della famiglia. E qui succede una cosa abbastanza stupefacente. Scusate che non ve l'ho detto prima, ma qua vorrei dirlo, la maggior parte delle mie fonti in questo caso sono il famoso Barbero, per cui questa conferenza è in parte sulla sua traccia, a parte le immagini, eccetera, e questo volevo denunciarlo. Cristina racconta quindi in una sua opera cosa ha voluto dire per lei restare vedova a capo di una famiglia. Racconta un sogno. Non sappiamo se è un sogno o un'invenzione letteraria, ha poca importanza, sogna comunque di essere su una nave e a un certo punto scoppia una tempesta e il nocchiero sparisce dentro le acque. È suo marito che è scomparso. Lei è rimasta sulla nave. La nave è la sua famiglia, diciamo, ed è disperata, vorrebbe buttarsi in acqua e affogarsi, ma la trattengono. La nave va alla deriva. E poi racconta Christine: nel sogno io dormivo, ma mentre dormivo è venuta a trovarmi la fortuna. Questa fortuna la conosciamo, è la fortuna del Medioevo, non è banalmente la buona fortuna, ma è qualcosa di più complicato, è il cambiamento improvviso che può succedere senza che te l'aspetti. È questa ruota in cui puoi essere su o puoi cascare sotto, che vediamo rappresentata in molte opere, immagini medievali, no? La fortuna quindi ti può portare in alto o farti precipitare, no? Dunque, Cristina sogna e nel sogno arriva la fortuna e comincia a palparla. Le tocca tutto il corpo, la maneggia. Poi sogna di svegliarsi, anche se sta ancora dormendo. E la prima cosa di cui si accorge è che ha perso l'anello nuziale. Poi si rende conto che il suo corpo è cambiato. Le membra sono più forti, la voce è più profonda.
In sostanza, sogna di essere diventata un uomo. E un uomo non piange. Un uomo, quando arriva una disgrazia, agisce secondo la prospettiva dell'epoca, eh? E quindi Cristina nel sogno prende chiodi e martello e comincia ad aggiustare la nave. Cristina dice: mi sentii molto più leggera del solito. Evidentemente una donna dell'epoca percepiva la pesantezza fisica del suo essere donna, l'essere spesso incinta, il fare continuamente bambini, mentre l'uomo è più leggero, è più libero. Questa cosa inaspettata, e lui le dice: io sognai che il mio volto era cambiato, indurito, la mia voce si era fatta più profonda, il corpo era più forte, più snello. E quindi si immagina di diventare con animo forte e ardito, di cui mi sorprendevo. Notate adesso, questo forse per una femminista moderna, sentire questa trasformazione in uomo può sembrare quasi un insulto. Poi Cristina elaborerà questo discorso, lo vedremo più avanti. E si dirà: no, è possibile anche e assolutamente per una donna reggere il tutto, no? Essere pari a un uomo. Però questo è il momento del suo cambiamento, per cui sostanzialmente in questo momento lei che si trova in questa trasformazione straordinaria, ma quella di tante donne rimaste vedove, si moriva a tutte le età a quell'epoca e che dovevano affrontare gli stessi problemi. Rimettere in piedi la baracca, prendere in mano gli affari di famiglia, e conoscevano solo cose che conosceva solo il marito, perché finché c'era il marito, delle questioni economiche si occupava solo lui. Dunque, Cristina deve affrontare i creditori che pretendono il pagamento dei crediti, va a cercare le ricevute. Scopre che i crediti sono spesso stati già pagati, però se non trova la ricevuta rischia che la facciano pagare di nuovo. Tanto una donna e la possiamo imbrogliare come vogliamo. Poi ci sono anche i crediti da riscuotere, perché l'economia dell'epoca è una continua partita, diciamo, di dare e avere. Il denaro in questo momento è tanto, in quest'altro momento è poco. E a secondo dei momenti ci si indebita oppure si presta denaro. Bisogna andare dai debitori del marito e farsi pagare. Cristina scopre che il marito, segretario del re, doveva riscuotere un sacco di stipendi arretrati. È una situazione questa niente affatto strana nell'epoca. I funzionari pubblici prendono buoni stipendi, ma non li vedono mai e in realtà intascano bustarelle, vivono di quello. Insomma, Cristina ci racconta le peregrinazioni tra i vari uffici, dal tesoriere, dal vice tesoriere, dal segretario, da quello che deve mettere la firma, da quello che ha la pratica nel cassetto e la tiene lì. Insomma, è una vera e propria umiliazione tutto questo. Tu sei una donna sola. Questi sono degli uomini che sono seduti alla loro scrivania, fanno le battute su di te e tu devi stare lì a far la fila e a implorare per avere quello che invece ti spetterebbe. Bene, adesso vi darò uno spezzone di un film di Stefania Sandrelli, Christine Cristina del 2010, interpretato dalla figlia Amanda. Questo è un episodio inventato con un riferimento alla sorte del padre che non pare storicamente corretto, però è un bel film, tutto sommato, è efficace questo episodio per intendere la logorante lotta di Christine contro una giustizia che giusta non è. Christine de Pizan-Castel. Christine de Pizan-Castel. Non possiamo che confermare quanto
in precedenza stabilito dalla Regia Consulta ad una dama vedova, e ripeto, vedova, quale voi siete priva di mezzi, non può essere concesso l'uso di locali e di località di proprietà dello Stato di Francia. Non potreste garantire né il prezzo del fitto, né la manutenzione, né il sostentamento. Pertanto... Aspettate a dire pertanto. Vi prego. Aspettiamo. Mio padre, Tommaso, fu medico alla corte del compianto re Carlo V e vedova sono del cavaliere Tien Castel, regio notaio, e padre dei miei figli. Per l'appunto voi. Voi e il vostro defunto padre. Non siete cittadini di Francia. Francese era solamente il consorte vostro che si macchiò di avversione all'attuale regio tutore di Borgogna e perì durante la fuga dai rigori di un'equa punizione. Tutto questo è una prova contro di voi. E pertanto andate a testa alta. Ma perché parliamo di Cristina? In fondo tante altre vedove dell'epoca affrontavano la stessa trafila e bene o male riuscivano ad arrangiarsi. A Cristina invece succede un fatto eccezionale. Cristina, appena rimasta vedova, una delle cose che scopre e che attenua un po' il dolore di essere rimasta sola è che ha un po' più di tempo per sé. Perciò legge, o meglio, ricomincia a leggere. E da un certo punto riflette: se non fossi rimasta vedova, avrei avuto molto meno tempo per questa che è la mia vera passione. E come molti che leggono tanto, le viene anche voglia di scrivere. Per qualche anno scrive per sé, poesia soprattutto, ballate di rimpianto per il suo uomo che è morto, ballate sulla solitudine, ballate su come cambia la vita quando meno te l'aspetti. Qua ne ho rappresentate in questa immagine una che si intitola ovviamente Sono sola, tale voglio rimanere, senza compagno né maestro, dolente e triste, a languire sofferente, smarrita, smarrita come nessuna, rimasta senza un amico. E poi appunto la sua vita cambia di nuovo, quando meno se l'aspetta. Qualcuno legge queste sue ballate, Cristina, ricordiamolo, è legata dai potenti, la sua è una famiglia vicina alla corte del re di Francia e ha le conoscenze giuste. A un certo punto si viene a sapere che scrive. Le sue ballate vengono lette e vengono anche apprezzate. E com'è, come non è, qualcuno comincia a suggerire: scrivi un libro su quello che ti è capitato. Perché non scrivi, ad esempio, sulla fortuna, su come cambia la vita all'improvviso, tu che lo hai sperimentato? Scrivi un libro su questo. E lei lo scrive. A corte piace, lo vogliono avere, se lo fanno copiare. Sì, perché allora i libri non si stampavano, ma si scrivevano, per cui ogni copia andava di nuovo ricopiata. No? Intervalliamo, se ci riusciamo, questo con un altro brano del film. In questo caso si tratta di un concorso di poesia a cui partecipa Christine, da sempre in polemica con la vuotezza di significato della poesia accademica cortese. L'episodio, a quanto so, non è vero, se l'ha inventato la Sandrelli o chi per lei, ma a parte la maestria notevole dell'interprete del reggente accademico che vedrete, è in qualche modo un episodio credibile e dà molto conto della lotta di Christine contro le leziose banalità letterarie del tempo. Un pensiero socratico, perché? No! Madame,
di Pisanio. Dite. Seguitemi, madame. Ma devo partecipare al convegno? Tutto avrà inizio solo quando sarà presente il magnifico reggente accademico che vi attende. Ascoltate. Prego. Ascolto. Ascolto, Monsieur Sartorius. Per sete desiar l'onda, la piccioletta rosa non scorge sulla sponda e su di lei si posa, indifferente e vano, lesto allo nulla e al vano, lo gran piede villano. Addio, rosa rosetta, paradiso ti spetta. Belli? Bellissimi, superbi. Davvero? Se la parabola del piede villano fosse quella del padrone o dell'usurpatore e la rosa... No, non cominciamo. Questi versi erano dell'inarrivabile vate Filippo Gontier. E qui ho copia delle cose tue. Se avesse l'uomo dono del pensiero, daria alla donna onor e amor sincero, poiché fu essa a porlo sulla terra in vita e in pace, che di poi la guerra fu l'uomo all'uomo che la dette in sorte. Sconcia invenzion dar vita alla morte. Non sono altrettanto belli. Anzi, forse sono più brutti, con rime screanzate, A, A, B, B, C, C, poi baciano male con... deplorevoli lacune metriche. Che effetto farebbe una metrica così elementare? Farebbe un effetto seducente, susciterebbe emozione. Tuttavia, non è conveniente che l'emozione provochi pubblico plauso e verdetto di vittoria. Perché? Perché lo impone la responsabilità del pubblico dovere. Le ultime tre parole le ho dette in maiuscolo. Costituiscono l'obbligo nostro. I versi del tuo avverso sono vuota belluria. I tuoi, invece, sono pieni zeppi di pietà, pericolosamente provocatrice. Sicché? Sicché quando io parlo tu stai zitta. Ah, quanto vorremmo noi, odiatissimi carichi di responsabilità, essere voi altri, irresponsabili, sconsiderati, amatissimi dai più. Per i più intendo il popolo. Ti torna? Mi torna. Ti torna. Ma vedi, quando si ha sulle spalle il macigno di cui si diceva il pubblico dovere, riesce impossibile adeguarsi, e quanto lo vorremmo. Al dettato di Socrate, intelligenza e malvagità non possono avere alcunché in comune. Quanto si vorrebbe essere intelligenti e buoni, come te. Ma la maledizione è questa. Il potere e la bontà non possono avere alcunché in comune. Perciò, alla resta. Il trionfo non sarà tuo, ma del tronfio. Potevo non dirtelo, ma mi piace la tua anima e le parole con le quali la dici. In conclusione, è inutile che tu partecipi. E però, fai come ti pare. Non c'è replica. Buongiorno. Come again. Sweet love doth now invite thy graces that refrain to do each you delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again. Bene. Spero che vi sia piaciuto. Il senso è corretto comunque.
Il duca, in realtà, poi le cose non vanno esattamente come ci racconta la Sandrelli. Anzi, il duca di Borgogna, uno dei grandi principi del regno, le dice: quando eri bambina hai conosciuto Re Carlo V, il saggio. Io voglio far scrivere un libro sulla sua vita. Ci sono dei motivi politici. In Francia i principi del sangue sono in concorrenza tra loro, e per il duca di Borgogna poter sostenere che lui, il vero erede di Carlo il Saggio, può essere politicamente rilevante. Così dice a Cristina, è un po' che cercavo qualcuno che potesse scrivermi questo libro su Carlo il Saggio, fallo tu. Gli dà un certo numero di franchi d'oro e lei si dà da fare. Rapidamente la sua fama scavalca le Alpi, arriva anche in Italia, il suo paese natio, e Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, anche uno dei più potenti signori dell'epoca, scrive a Parigi invitandola a venire a Milano perché alla sua corte c'è un posto per lei. Ma Cristina decide di restare in Francia, dove lo pagano ormai molto bene. Ormai è diventata famosa come la donna scrittrice, la donna che scrive e sa scrivere di tutto. Le chiedi un libro su qualsiasi argomento e lei te lo fa. È da notare che Cristina comunque non si fa illusione e lo dice più volte nelle sue opere. Non è consueto, non è abitudinale che una donna scriva, ed è per questo che i miei libri piacciono tanto, perché ai principi piacciono le cose insolite, le cose bizzarre. Lei è una curiosità e lo ammette. So bene che per questo che ho successo, non tanto per il valore di quello che scrivo, ma perché una donna che scrive è un fatto eccezionale. Ma è quello che è davvero eccezionale è che Christine prende veramente sul serio questa nuova vita, scrive, non fa altro che scrivere, le committenze si moltiplicano, scrive tutti i giorni. Diviene una scrittrice professionista e scrive di tutto: trattati filosofici, trattati politici, di storia, di araldica, di arte militare, consigli ai politici, analisi delle condizioni del regno, riflessioni sulle riforme, sulle tasse, di tutto. Nei primi 7 anni scrive 15 opere, senza contare un po' di poesie d'occasione. E quindi lei calcola lei stessa che ha scritto 70 quaderni di grande formato e quindi diventa una professionista. No? Non c'è ancora quindi la stampa, i libri si scrivono a mano, pubblicare un libro vuol dire che lo scrittore presenti il libro a un mecenate, al re, al papa, al cardinale, al duca e le offre direttamente in un esemplare unico. Qui vediamo Christine che presenta il suo libro a Luigi d'Orléans. Poi chi vuole se lo farà copiare e se il libro avrà successo saranno tanti a volerne una copia. Ma all'inizio è un esemplare di lusso unico, no? È fatto per essere regalato a un personaggio illustre che ricompenserà generosamente il suo autore. Cristina quindi non si limita a scrivere l'opera, ma produce il manoscritto, non da sola, naturalmente mette insieme un'azienda, assume dei copisti professionisti, assume autori di miniature, tra cui almeno una donna, e progetta personalmente quell'opera d'arte che è ogni manoscritto di quell'epoca. Molti altri li fa scrivere, poi in tutti fa inserire miniature e stabilisce anche un piano iconografico. Scrive comunque molto di suo pugno, sono stati identificati ben 55 suoi manoscritti autografi.
nelle illustrazioni dei suoi libri è sempre raffigurata anche lei, che scrive con la penna d'oca, il calamaio, il raschetto, la sabbia, la pergamena, lei nel suo studio mentre legge circondata dai libri, lei che si inginocchia davanti al re, che è Carlo V in questo caso, e gli presenta il suo manoscritto. È sempre vestita allo stesso modo, con lo stesso abito, più o meno la stessa conciatura, per essere riconosciuta come Christine de Pizan, l'autrice di bestseller. A un certo punto racconta anche cosa vuol dire fare dei libri, partorire dei libri, dice proprio così, fare dei libri ha molto in comune col partorire un bambino. Lei quindi parla in prima persona, dato che anche ha fatto i figli, quelli, diciamo, quelli di carne, all'epoca in cui portavo i bambini nel ventre, sentivo grandi dolori al momento di partorire. Ora che nascono dei libri che conservano il mio ricordo nel mondo, nei tempi a venire per sempre, io partorisco con gioia, grazie alla mia intelligenza. Con gioia, non come dice la Bibbia, con dolore. Questo è molto audace, perché la Bibbia dice partorirai con dolore. E Christine quindi scrive degli argomenti più diversi, scrive anche di politica, vive in un'epoca molto tormentata, la Francia è nel pieno della guerra dei cent'anni, il buon re Carlo V il Saggio è morto da un pezzo e regna adesso Carlo VI, il pazzo, incoronato a 12 anni, detto così perché ha davvero degli attacchi di follia e a un certo punto diventa anche incapace di governare. Quindi il regno viene affidato a suo fratello, il duca d'Orléans, ma perché invece, dice il duca di Borgogna, non posso regnare io o essere io il tutore? Oppure l'altro zio, il duca di Berry. Tutti questi principi potentissimi e ricchissimi sono quindi in competizione fra di loro e la competizione degenera. Nel 1407 il reggente del regno, Luigi di Valois, duca d'Orléans, fratello del re, viene assassinato. Probabilmente il mandante Giovanni Senza Paura, duca di Borgogna, e la Francia sprofonda nella guerra civile. Giovanni Senza Paura alimenta la critica al governo in carica e attizza la speranza che le cose possano cambiare grazie a delle riforme. Gioco facile nel sostenere che tutto va male e che presenta un suo programma. Primo, sopprimere totalmente le imposte. Secondo, ridurre il numero dei funzionari pubblici. Terzo, impiccare i finanzieri corrotti. Insomma, la gente è entusiasta, come è entusiasta ancora oggi, con certi leader populisti che la fanno facile. Proprio allora, i nemici di sempre, gli inglesi, si rifanno vivi. Enrico V d'Inghilterra sostiene di essere lui il legittimo re di Francia, con diritto ereditario. È proprio quell'Enrico V di Shakespeare, che ha inizio proprio con il re, che consulta i dotti e i vescovi, e quelli tirano fuori le genealogie e gli danno ragione: il regno di Francia appartiene proprio a lui. E così gli inglesi sbarcano in Francia e i francesi subiscono una spaventosa disfatta alla battaglia di Agincourt. È sempre Shakespeare a raccontarcelo. Cristina vive in questi anni, anni in cui il dibattito politico nel regno è furibondo. E il duca di Borgogna, Giovanni Senza Paura, quindi sostanzialmente attizza
questi tizzoni ardenti. Malla gliene incoglierà, ma solo nel 1419, il 10 settembre, sul ponte di Montereau sarà a sua volta ucciso dai componenti della scorta del Delfino di Francia, colui che poi diventerà re. Ma qui corriamo troppo e torniamo un po' indietro nel tempo. Cristina, in questo contesto, scrive trattati politici, analizza la situazione del regno e interviene nel dibattito. Quella stessa donna discute, per esempio, il problema delle tasse ed è l'unico autore della sua epoca ad avere il coraggio di dire che le tasse bisogna pagarle. A quel tempo quasi tutti i saggisti erano contrari perché dicevano il re sostanzialmente ha delle grandi proprietà che gli danno dei redditi, lui si finanzia la sua corte con questi redditi e straricco, per cui le tasse non sono necessarie. Questa convinzione medievale radicatissima. C'era anche ai tempi di Carlo Magno, per intendersi, che poi aveva dei sistemi per aggirarla, però questo sarebbe un altro discorso. Invece Cristina dice che le tasse sono giustificate, il re vive sulle sue proprietà, però sono in modo per difendere il paese, lui a pagare la guerra e a difenderlo. Il re deve garantire la giustizia costa e di conseguenza noi dobbiamo contribuire. Ma Cristina è anche dura contro i funzionari pubblici che riscuotono le tasse e poi fanno sparire i soldi, andranno all'inferno perché è una vergogna, non è tollerabile, e poi affronta un altro tema molto controverso, quello delle esenzioni fiscali. Perché bisogna sapere che allora i ricchi trovavano ogni sorta di stratagemma per non pagare le tasse, oggi è completamente diverso, naturalmente. I nobili non le pagano, e questo nemmeno Cristina arriva a dire che sia sbagliato perché i nobili fanno la guerra e dunque pagano con il proprio sangue, ma gli altri, i segretari del re, i funzionari pubblici, perché non devono pagare le tasse? E Cristina commenta stupefacente: tutte queste persone ricevono uno stipendio dal re e non vogliono contribuire, anche se potrebbero sopportare il peso della tassazione, mentre invece i poveri, che dal re non ricevono alcun emolumento, sono obbligati a pagare. Questo è uno scandalo, sostiene Cristina. Si discute anche sulla nomina dei funzionari pubblici, segretari, tesorieri, giudici, e Christine dice: sappiamo tutti che sono nominati per amicizia, per clientela, ma perché i consiglieri del re, i funzionari, non li nominiamo facendoli sostenere un esame, così come si fa all'università per laureare un dottore in teologia o in un'altra scienza? Ovviamente questa proposta che è l'istituzione sostanzialmente della scuola per la funzione pubblica, che è famosa in Francia, anche oggi gli storici le riconoscono questa capacità di aver fatto questa battaglia giusta, no? Quindi la battaglia per un esame di Stato per i funzionari pubblici. Questa immagine che ho messo dentro è un'immagine di Bosch, che vedono un giudice che si fa corrompere da entrambe le parti in causa. È un'immagine molto ironica, no? Ma quella di Cristina è anche un'epoca segnata dalle guerre, in cui si discute anche di pace e guerra, no? E su questo tema Cristina interviene in modi diversi a seconda del momento, parla innanzitutto per la pace, in un momento cruciale in cui sembra che la guerra stia per scoppiare. Cristina scrive un appello alla pace e lo indirizza alla regina di Francia. Gli dice: sono una donna, tu sei una donna, e quindi capisce che chi è che paga di più
al momento delle guerre sono le donne, quindi mi appello a te. Ma ci sono dei momenti in cui la guerra bisogna farla, arrivano gli inglesi, la fazione francese di Borgogna che appoggia gli inglesi è contro di fatto la Francia, il regno va in rovina e a questo punto la guerra bisogna farla. E Christine cambia idea e scrive addirittura un libro sulla guerra, un trattato sull'arte della guerra. Ma che cosa ne sa Christine dell'arte della guerra? Magari poco, ma lei lo scrive nel suo libro. Sono andata a intervistare i cavalieri, gli uomini della guerra, gli uomini che la guerra la conoscono, mi sono fatta raccontare da loro, si è fatta raccontare tutto, dalle tecniche degli assedi ai nomi dei vari tipi di cannoni, e scrive quindi un manuale di arte militare. E poi comincia a scrivere le cose per cui oggi è famosa, per cui è considerata un'antesignana del femminismo. Comincia a riflettere sul ruolo della donna nella società del suo tempo, comincia con un trattarello indirizzato al figlio, insegnamenti per il figlio, che è un vecchio genere, diciamo, letterario, quello dell'educazione, e in questo trattarello del 1402 Christine parla di come bisogna comportarsi agli uomini, come bisogna comportarsi con le donne. E quindi raccomanda al figlio non ingannarle, le donne non andare in giro a sedurle, poi magari vantartene, non parlare male di loro, non fare come fanno tutti gli altri uomini quando hanno bevuto e cominciano a ridacchiare e dire che le donne sanno solo parlare, sanno solo piangere, sono buone solo a letto, non ripetere anche tu queste stupidaggini. Se sposi una donna, purché sia una donna saggia, perché se sposi una stupida, peggio per te, dalle fiducia nella gestione della casa, deve essere la padrona di casa, dopo di te non la serva, non è la tua serva. Ovviamente i tempi sono quelli che sono e questi consigli per noi possono essere abbastanza normali, almeno teoricamente, ma sono importanti per l'epoca, anzi asserisce Christine, sua moglie ti rispetti ma non picchiarla mai, cosa che allora è necessario dire. E poi Christine entra in un dibattito letterario, il dibattito sul roman de la Rose, in cui lei critica questo grandissimo classico della letteratura francese che è diffuso 150 anni prima, un testo straordinario, pieno di invenzioni, tra l'altro che elogia il sesso e l'amore libero, certo da un punto di vista maschile, ma comunque parla liberamente di sessualità, ma... Lei lo critica perché dice sì, però il romanzo della Rosa ha il vezzo di ripetere le solite vecchie battute, i soliti vecchi scherzi sul fatto che le donne sono buone solo a piangere, a chiacchierare, le solite raccomandazioni di non confidarle dei segreti alle donne perché non li sanno mantenere. Christine attacca questi fastidiosi luoghi comuni sull'inferiorità delle donne e quando certi intellettuali le chiedono ma come ti permetti di attaccare il roman de la Rose, il capolavoro della nostra letteratura, Christine ribatte sarà anche un capolavoro ma continua a ripetere queste insulsaggini. Ma quando queste critiche alle donne, queste sciocchezze, le ripetete anche voi, ma di che donne parlate, di chi parliamo, di vostra sorella, di vostra figlia? Eppure quella donna, oppure della donna in generale, qui viene fuori Christine Pisan, che si ricorda di essere italiana, dice, se proprio volete leggere un bel libro, leggete Dante.
invece del Roman de la Rose. A forza di riflettere e discutere, decide di scrivere un libro intitolato La città delle donne, in cui vuole dimostrare l'importanza delle donne nella storia. E racconta anche come ha deciso di scriverle una sera in cui era a stanza, prende un libro dalla sua biblioteca, si chiama Le Lamentazioni di Matteolus. Matteo è un libro comico famoso all'epoca che racconta i lamenti dell'uomo sposato che dice agli altri uomini: non sposatevi perché non avete idea di che cosa sia il matrimonio. Prende il libro e lei si indigna. Ci trova i soliti luoghi comuni: la moglie è una rovina, prima eri libero, ora che sei sposato, povero te, non fidarti di lei che ti spende tutti i soldi, la donna è debole, eccetera, no? Quindi a questo punto Christine dice: ma è possibile che io debba subire anche nella scrittura queste banalità continue contro il mio genere? Quasi sarebbe meglio essere un maschio, ma stavolta le appaiono in questo sogno letterario la ragione, la rettitudine e la giustizia, tre incarnazioni, tre donne, e queste tre donne le dicono: Cristina, qui è ora di farla finita, devi scrivere tu un'opera che faccia piazza pulita di queste stupidaggini. Devi costruire tu una città fortificata in cui tutte le donne possano trovare riparo. E questo libro che scrive La città delle donne è quindi la costruzione di una città in cui la donna possa vivere e riconoscerci. Questa città viene riempita di donne che sono esistite, anche di donne un po' fantasiose o di donne della Bibbia, tutte le donne che hanno fatto qualcosa di importante. E Christine racconta la storia delle loro vite per dimostrare che le donne possono raggiungere delle vette notevole. E a questo punto si domandano: ma perché ci sono pochissime donne colte? E si risponde: ma perché le bambine non vanno a scuola? Se invece anche loro potessero studiare, si vedrebbe che non c'è nessuna differenza tra il maschio e la femmina. E dice qualcosa di più: ci sono casi di uomini dotti che hanno fatto studiare le figlie, come mio padre, per esempio, e racconta anche di un giurista dell'Università di Bologna che aveva fatto studiare a sua figlia il diritto, e lei era così brava che sostituiva il padre a lezione. Chi impedisce alle donne di studiare sono gli uomini ignoranti, che non sopportano di vedere una donna che ne sa più di loro. Ma continua: se le donne volessero studiare, allora vedreste che cambierebbe tutto. Insomma, è la società patriarcale che impedisce alle donne di emergere. Le donne stesse sono prigioniere di questa trappola, sono le prime che non vogliono spesso il cambiamento, come mia madre, che non capiva che potevo in sostanza diventare quello che sono diventata da sola, no? E poi a questo punto racconta anche un po' come tutte le professioni, compreso la tessitura, che era importante nel Medioevo, in quel momento era la base dell'economia, era, secondo la mitologia, era stata inventata dalle donne. Qua vediamo Aracne che l'invenzione, e attraverso un po' di passaggi, magari anche un po' mitologici, afferma che anche la scrittura, il calcolo, l'agricoltura, il pane, l'olio di oliva, gli orti, i giardini, le case, le città sono tutte, a tutto sommato, delle creazioni femminili, no? E poi fa degli esempi anche concreti: dite che le donne non sono brave quanto gli uomini, ma io ho al mio servizio una pittrice, un'autrice di miniature per i miei manoscritti, si chiama Anastasia, è la più brava tra i più bravi tra gli artisti uomini.
Lei ha dipinto miniature impareggiabili, quelle che l'hanno viste hanno detto che sono, erano uniche. Abbiamo tra l'altro delle miniature che viene da un libro di Boccaccio, che è a sua volta un elenco sulle donne celebri nella storia, buone e cattive, di Boccaccio. Cristina tocca perfino rapidamente il tema della violenza sessuale. Gli uomini, dice, in questi casi sono subito pronti a sostenere che in fondo la donna se l'è cercata. Cristina ha il coraggio di parlare di questo tema, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Ma voi credete veramente che ci possa piacere essere violentate? Insomma, in sostanza non voglio più sentire queste vergognose banalità. State zitti. Christine, si gode una quindicina d'anni di grande successo, poi in Francia la situazione politica degenera e quindi c'è la battaglia in cui vengono sconfitti da Enrico V, una parte della Francia passa con gli inglesi. La città di Parigi, la Sorbona e il Duca di Borgogna passano con gli inglesi. Enrico V entra a Parigi e viene incoronato re di Francia. Chi non è d'accordo rischia la pelle. Ci sono questi momenti di pulizia proprio non etnica ma politica. Si sgozzano la gente nelle strade delle città, il partito inglese al potere, Cristina sente che non ci sta. E quindi lei è dalla parte del Delfino di Francia, che ha perso ormai mezza Francia, ma i veri francesi stanno con lui e lei decide di andare a rifugiarsi, perché ormai è anziana, ha superato i 50 anni, in un convento che era un po' il posto dove le donne che stavano bene e che erano di una certa età andavano, in genere non è che finissero poi per rinchiudersi veramente tra quattro mura, no? Oltre 50 anni si comincia a pensare alla morte, quindi va in questo bellissimo monastero comodo e ricco dove la badessa è una figlia del re e non si vive in penitenza, però si rinchiude in un monastero come tanti facevano a quel tempo, arrivati a una certa età, e ci rimane 11 anni. Poi nel 1429, dopo 11 anni di silenzio, all'improvviso Christine scrive ancora un libro, l'ultimo si intitola Il poema Giovanna d'Arco, perché in quel 1429 nel suo monastero, come in tutta la Francia, è arrivata la notizia che una ragazzina animata da spirito profetico, mandata da Dio per salvare la Francia, sta sconfiggendo gli inglesi sul campo di battaglia. Allora Christine prende la penna e da vera professionista scrive un instant book che pubblica immediatamente un poemetto. Pubblica quindi questo poema che comincia così: Io Cristina che ho pianto per 11 anni chiusa in abbazia, ora per la prima volta rido, rido di gioia, perché è comparsa Giovanna d'Arco, e la sua comparsa vuol dire due cose: primo, che Dio non ha abbandonato il bel regno di Francia e che le cose potranno ancora finire bene; secondo, e più importante, che Cristina aveva ragione, perché salvare la Francia è una donna che sta facendo qualcosa di inaudito. Combatte alla testa degli eserciti e sconfigge i nemici.